È il 28 dicembre, ma il campionato juniores non si ferma. A Via Candiani si gioca l'attesissimo anticipo fra Tortetesta e Ceccano, con la banda Farinelli venuta qui per bissare il successo ottenuto all'andata per 2-1. Il Ceccano si presenta con i ranghi al completo, con molti ragazzi esperti e già impiegati in eccellenza a causa del fuggi-fuggi della prima squadra. Di Nunno, d'altra parte, perde Muica, ma riabbraccia Tistopali e Galati, preferiti a Gori e Tafuro dal primo minuto. Gara che comincia subito su ritmi alti. Il Ceccano aggredisce gli avversari, ma la prima occasione è per i padroni di casa. Al settimo minuto, Di Pasquale rifinisce con un tocco geniale per Sisto Paoli, che però perde l'attimo e si fa soffrire il pallone da Paniccia in uscita. Sull'immediato cambio di fronte, Flamini disegna in profondità per Fiacco. Gran coordinazione per lui, il tiro però è impreciso e si spegne sul fondo. I padroni di casa giocano meglio palla a terra, ma al dodicesimo passano su calcio piazzato. Federico calcia da sinistra una palombella invitante. Riccucci liscia, ma c'è la zampata vincente di Di Pasquale, che porta in vantaggio i suoi con grande senso del gol. Il vantaggio però non dura molto. La banda Farinelli trova dal gol le motivazioni giuste e si porta in avanti sfruttando la classe di Flamini. Il pareggio ospite però è un gran pezzo di bravura di Spila, che dai 25 metri disegna la fantastica traiettoria che scavalca la barriera e sorprende Calvarese. Palla dove nessuno può arrivare e 1-1 al 18° minuto. Il Ceccano prova subito a raddoppiare. Tombolillo sfonda a destra e appoggia Flamini fuori area. Il fantasista però non trova l'angolo giusto e la palla finisce sul fondo. Al 29esimo i rossoblù si portano ancora in vantaggio grazie al bel fraseggio nell'area ospite. Riccucci trova il jolly da fuori, ma il gol è viziato dal fuorigioco attivo di Sisto Paoli, che passa davanti a Paniccia proprio nel momento del tiro. Ferrara è ben appostato e annulla la rete, tra le proteste dei giocatori di casa. L'episodio però non scalfisce la voglia di gol della Tortetteste, che dopo neanche un giro di lancette si porta sul 2-1 grazie ad una bellissima azione. La catena Riccucci-Lorusso è una fabbrica da gioco micidiale e Di Pasquale si avventa come un falco sul bell'assist del trequartista, mostrando ancora una volta gli artigli e battendo Paniccia con un'altra zampata da centravanti puro. Non succede più nulla sino al 45esimo e con le immagini andiamo nella ripresa, che si apre con il bel tentativo di Federico dalla bandierina. La sua palombella a giro però si stampa sulla traversa, con Paniccia attento sulla traiettoria. I padroni di casa producono una gran mole di gioco a centrocampo, ma la fase offensiva latita senza gli acuti di Lorusso e Di Pasquale, quest'ultimo uscito per infortunio nei primi minuti della ripresa. Al decimo minuto Riccucci calcia malissimo da fuori dopo la bella discesa di Gallo sulla sinistra, mentre 5 minuti più tardi è Gori a sbagliare il tap-in vincente sul gran corner di Federico, sparando addosso a Paniccia in uscita. Lo scarso cinismo si paga caro nel calcio e la Tortetteste lo imparerà a proprie spese al 22esimo. Dopo aver perso palla con Riccucci sulla tre quarti ospite, i padroni di casa subiscono l'immediato contropiede del Ceccano. Tombolillo, da giocatore esperto, fa salire la squadra e Flamini può sfoggiare la propria classe da fuori area, trovando l'angolino basso alla testa di Calvarese con un grandissimo tiro. 2-2 al 22esimo del secondo tempo. Al 32esimo minuto, i padroni di casa reclamano per un presunto fallo da rigore. Galati triangola sulla destra per Gori, il centrocampista si accentra e viene toccato dall'intervento di Davino in recupero. Ferrara però lascia correre e vede giusto perché Gori si lascia cadere un attimo prima del tocco di Davino, come risulta chiaro dal nostro replay. 2 minuti dopo il Ceccano sale in paradiso. Sul rinvio lungo di Paniccia, Gorgui salta più in alto di Galati. La sua spizzata arriva sui piedi di Spilla, che da due passi non perdona l'errore di posizione a Spoletini e batte un Calvarese incredulo e immobile. 3-2 per il Ceccano al 34esimo.
Il gol del 3-2 è una mazzata troppo forte per i padroni di casa, che nonostante il forcing finale, non riusciranno più a produrre nessun pericolo dalle parti di Paniccia, mentre invece salteranno i nervi per alcune scorrettezze del Ceccano, anche se Ferrara riesce a tenere la situazione sotto controllo usando saggiamente il cartellino giallo. La gioia del Ceccano esplode dopo 4 lunghi minuti di recupero. Farinelli può godersi il bis sulla torta e teste dopo il 2-1 dell'andata, sperando che questo successo possa giovare almeno un po' alla martoriata società ciociara, in grave crisi finanziaria e messa recentemente in vendita dal presidente Lucchetti. Per Di Nunno invece è una sconfitta amara, ma durata nonostante il solito bel gioco palla a terra a causa di alcune incertezze difensive. D'altronde, le 21 reti subite in 16 giornate rendono la torta e teste la difesa più perforata tra le prime 7 in classifica. Di contro a un attacco, i cui numeri fanno veramente paura. 64 gol segnati, 23 dei quali dal solo Lo Russo. Quest'oggi a secco, ma sempre utile alla causa con i suoi fantastici assist.